Buonasera Daniele Emanuele, benvenuti all'undicesima puntata in stagione di calcio di rigore. Come sempre una puntata ricchissima di servizi, ma prima di iniziare vado a presentare chi mi affiancherà nella conduzione. Do la buona serata alla nostra Veronica Lisotti. Ciao Veronica. Ciao Daniele, bentrovati a tutti voi, amici e amiche. Torniamo a parlare di calcio dilettantistico, lo facciamo qui a Calcio di Rigore. Piatto ricco questa sera, davvero tanti i servizi e le immagini che andremo a vedere. Partiremo infatti con quelle relative a Rimini, ci sposteremo poi in promozione con Torconca Russi e Stella San Pietro in Vincoli. Poi come sempre al di là del tavolo, dove andremo a vedere il pareggio tra Audax Piobico e Gabice Gradara, per poi scendere in prima categoria con Visse Nova Feltre a Verucchio e Igea Marina Pietracuta. Come sempre per interagire con noi 333 60 94 299 tramite SMS o tramite WhatsApp. Per rivedere le nostre puntate www.romagnasport.com e poi aggiornamenti in tempo diretta sulla nostra pagina Facebook calciodirigore.ufficiale. Allora siamo pronti per partire, Daniele, vediamo chi abbiamo con noi questa sera. Eh sì, come sempre ritroviamo con piacere il nostro opinionista fisso, do la buona serata a Giacomo Alpini. Ciao, buonasera a tutti. Non è la prima volta che viene a trovarci nei nostri studi, salutiamo sempre con piacere l'allenatore dell'Igea Marina, Gabriele Vanni. Buonasera. E infine, lui invece è la prima volta nei nostri studi, diamo il benvenuto al difensore della Polisportiva Stella, Nicola Mussoni. Ciao. Ciao Nicola, iniziamo subito da te, siete la sorpresa di questo girone e che sorpresa, perché state facendo un signor campionato fino a questo momento. Ci proviamo, dai, la speranza è tanta, la squadra c'è, il gruppo vecchio c'è, i giovani li alleviamo bene, diciamo. Per il momento siamo felici, siamo contenti. E questo ci fa piacere perché ovviamente abbiamo sentito anche l'anno scorso, abbiamo conosciuto Candido come altri personaggi della Polisportiva Stella e vi faccio i complimenti. Poi grazie. Tra poco entreremo nel dettaglio proprio con te. Gabriele, ieri hai avuto il primo test difficile di questo campionato, la prima giornata in verità avevi affrontato già la terza attuale del campionato Verucchio con uno spettacolare 3-3. Ieri c'è stato un altro pareggio tra le mura amiche contro il Pietracuta. Il giorno dopo come ti senti? Bene, mi sento molto bene, no, anche perché è stata una partita dura, difficile, condizionata dal fatto che dopo 20 minuti, 25 minuti siamo rimasti in 10 contro una squadra forte, il fatto di averla rimessa in piedi, essere andati sotto e averla rimessa in piedi secondo me dimostra che siamo forti. Siete una bella squadra, complimenti, non a caso il nostro Giacomo Alpini mi aveva visto già quest'estate in Coppa Emilia, davvero tutto perfetto o quasi ad Igea Marina, invece va bene anche al tuo Bellaria perché ieri nel campionato d'eccellenza è riuscito a ottenere un pareggio importante contro un avversario ostico come Massa Lombarda. Sì, bene anche soprattutto la prestazione, perché ieri veramente i ragazzi mi sono piaciuti anche a livello di carattere, dopo che era andata sotto di un gol con qualche dubbio per qualche svista arbitrale che non si è capito molto bene, è riuscita a ripattare il risultato e soprattutto a mettere in difficoltà il Massa Lombarda, che mi aspettavo molto di più con i giocatori che ha, cioè un organico veramente d'alta quota, però ieri si è visto poco. Allora adesso proprio con te Giacomo andiamo ad analizzare il turno di eccellenza e attraverso la nostra Veronica Lisotti che gli passo la parola andiamo a vedere quello che è successo nel dettaglio attraverso classifiche e risultati. Eccoci qua, 14ª giornata, Argentana Faro 4-0, Bellaria Igea Marina Massa Lombardo 1-1, Cervia il Real San Lazzaro 0-3, 1-1 anche fra Classe e Fiariccione, Gran Amica Udmeldola 3-0, Progresso Marignanese 1-2, 1-1 fra Rimini e Corticella, Rimini di cui si parlerà successivamente nello specifico con Sport Up, Sant'Agostino Sasso Marconi 1-2, San Pierana Castrocaro 3-0 e Savignanese Faenza 1-1. Diamo uno sguardo anche alla classifica ricordando che il capocannoniere è Noselli del Sasso Marconi con 13 reti e sono ben 27 invece quelle segnate in questa giornata, dove troviamo capolista Rimini con 33 punti che vanta non solo il miglior attacco con ben 26 centri ma anche la migliore difesa con solo 7 gol subiti. Seguito dal Sasso Marconi a 32 punti, staccano invece il Classe a 26, Gran Amica a 25 che conquista invece una posizione, salgono invece più in basso anche Fiariccione, scende invece il Progresso, a chiudere invece troviamo l'Olmedola a 11 punti, San Pierana che si stacca dall'ultima posizione a 10, Bellaria e Igea Marina 9 e Cervia 8. E qui Giacomo inizierei a commentare con te un po' i risultati che ha appena letto in questo momento la nostra Veronica, ovvero c'è stato un ribaltamento per quanto riguarda la zona rossa della classifica, la San Pierana che vince, il Cervia che addirittura perde con un netto 3-0 in casa contro il Real San Lazzaro, insomma cosa sta succedendo?
Sì, sicuramente la corsa più movimentata, più dinamica in questo periodo è proprio quella della retrocessione degli ultimi posti e dei play-out. La Sampierana, come già nelle ultime partite, con la cura di Mister Giorgi, in casa riesce a fare risultato. Adesso bisogna vedere se in trasferta riuscirà a dare continuità a queste prestazioni. E ieri, con un secco 3-0, se veramente ha risolto la partita. Il Cervia lo vedo molto in difficoltà. Il Cervia è un po' in caduta libera. Anche ieri in casa ha perso con un altro 3-0, quindi la squadra rivierasca veramente è un periodo di difficoltà. So che c'è anche delle novità a livello dirigenziale e vedremo se porteranno quella tranquillità che serve in questo momento per cercare di risalire la china. Per il Bellaria, come ho detto prima, buono il risultato, buono il pareggio e soprattutto due fattori molto importanti. Adesso non ha più la peggior difesa, che è quella dell'Old Meldola, e non ha più il peggior attacco, che è quello del Faro Coop. Sono piccoli risultati, però per il mister Musconi, che in due partite ha fatto 4 punti su 9, direi che è un bel passo in avanti. Chi sta andando bene sicuramente la Marignanese, fa bene la cura a Montalti, alla formazione rossoblu, ieri è uscita con una protagonista dello scorso campionato come il Progresso a vincere proprio in casa, in esterna, per 2-1. Cosa ne pensi di questo risultato? È sorprendente perché soprattutto è il terzo risultato, terza vittoria fuori casa per 1-2 della Marianese con Mister Montalti. Veramente un bel risultato, soprattutto visto che l'ha ottenuto contro il Progresso, una delle squadre che all'inizio di campionato erano tra le favorite. Veramente un gran risultato e lo riporta nella zona quasi fuori dai play-out. Invece il Classe, dopo aver perso in casa contro il Rimini nel turno infrasettimanale di Coppa, conosce un pareggio importante contro la Riccione. Qui bisogna fare i complimenti alla formazione di Righetti perché è andato a pareggiare su un campo ostico. Sì, è stata anche una partita molto ostica, 14 cartellini, 3 espulsi, veramente c'è stata una vera battaglia, però il risultato alla fine è quello corretto perché le occasioni ci sono state per entrambe le formazioni. Il Classe rimane alla terza posizione, la Fia Riccione rimane in quella centro classifica che piacerebbe a molte squadre. Allora, tra poco voglio sentire sia Gabriele che Nicola, io direi con la regia di andare a vedere proprio il prossimo turno attraverso la nostra Veronica, andiamo a vedere le partite più importanti e poi spostiamo la nostra attenzione proprio sugli ospiti presenti stasera qui in trasmissione. Ebbene sì, precisiamo intanto che Sampierana Sasso Marconi è una di quelle gare da recuperare, troviamo Castrocaro, Fia Riccione, poi ritroviamo un Faenza Sampierana, Faro Cerva, Marignanese Argentana, Massa Lombarda Classe, Old Meldola Rimini, Real San Lazzaro Gran Amica, Sant'Agostino Progresso e Sasso Marconi Savignanese. Questo è davvero un match molto molto interessante. Castrocaro Fia Riccione ricorda quello degli spareggi playoff lo scorso anno, quello è un match sicuramente dove il Riccione avrà voglia di rivalsa. Ricordiamo anche l'incontro in diretta streaming tra Old Meldola Rimini proprio a cura della redazione di BGA. Benissimo, adesso ci spostiamo sempre con la regia nel campionato di promozione perché voglio sentire anche Nicola, ma iniziamo a leggere classifiche e risultati. Prego Veronica. Ebbene sì, 14ª giornata per il campionato di promozione Girone D, troviamo Calcio Cotignola Gatteo 3-0, Calcio del Duca Bacchia Cesenatico 3-2, Diegaro Valle Savio 2-0, Fosso Ghiaia Gambettola 1-3, Giovane Cattolica Real Dovadola 3-0, Savarna, Ronco, Edelweiss, Forlì, troviamo invece 1-0, Stella, San Pietro in Vincoli, andremo a breve appunto a vedere il servizio 1-1, 1-1 anche fra Torconca e Russi, poi Tropical Coriano, Reda, 0-1, decide Bali. Vediamo anche la classifica con la grafica, ricordando che sono 23 le reti segnate in questa giornata e il capocannoniere, sempre lui, Farabegoli del Ronco con 12 sigilli messi a segno. E il Gambettola contro il Tropical Coriano, ricordiamo che è una di quelle giornate da recuperare. Troviamo in cima il Russi con la migliore difesa, solo 4 i gol subiti e sono 34 invece i punti, seguita dal Diegaro Calcio del Duca che ha il miglior attacco, ben 29 i gol finora effettuati, poi Reda 28, San Pietro in Vincoli 23 insieme al Calcio Cotignola,
chiudono invece il Bacchia Cesenatico a 9, Fosso Ghiaia, Valle Sabbio a 8 e il Real Dovadola a 7. Molto bene Veronica, allora andiamo subito su Nicola. Nicola, le difficoltà di questo campionato, abbiamo visto più volte che ci sono formazioni che noi seguiamo da vicino come emittente, come San Pietro in Vincolo e Russi, abbiamo visto che avete 17 punti in classifica, state facendo un campionato davvero strepitoso e di nuovo complimenti, ma le difficoltà incontrate da te come calciatore? Beh, vai a affrontare partite tutte belle toste e le squadre che sono davanti hanno parecchi elementi che fanno la differenza e lo dimostrano i risultati sia di ieri e di chi alla fine va a segnare, perché i marcatori sono quelli. In più le prime della classe prendono veramente pochi gol, dimostrano Russi 4 gol, Diego 6 gol. Però secondo me è un campionato aperto, sia nella parte alta che dove siamo noi, perché ogni partita ha storia a sé. E se la vai a affrontare col piglio giusto puoi tirare fuori sempre qualcosa di buono. Consentimi una affermazione. Quando la stella viene appropriata la parola sorpresa per questo campionato, per me e forse anche per Veronica non è così. In che senso? Correggimi se sbaglio. La stella, definizione data lo scorso anno quando abbiamo fatto il servizio sul settore giovanile, per via dei dirigenti, per via della storia che ha questa squadra, è una famiglia. Quindi a maggior ragione penso che voi siete molto molto aiutati, supportati e sopportati. Tutto confermato, perché la stella sì è una famiglia. E abbiamo la fortuna di avere il settore giovanile molto molto grosso e quindi portare su giocatori di prima squadra da sotto che si stanno dimostrando tanta roba, fanno la differenza. Anche ieri avevamo in campo 98, 97, 99 e poi abbiamo la fortuna che ogni settimana vengono a allenarsi con noi parecchi ragazzi del Juniores, sia per farli crescere sia perché abbiamo bisogno anche noi. In più la differenza grossa è che noi abbiamo il gruppo e lì grazie dovuto alla stella che è una famiglia, quindi. E soprattutto avete anche un bravo sergente, no? Un gentleman, sì, come il vostro allenatore, esatto, che vi conosce, vi sta guidando verso, diciamo, un obiettivo prestigioso, esatto, per la vostra società, esatto, perché lo ricordiamo, la prima volta che la stella appare nel campionato di promozione. Esatto, confermo. Il mister è 6 anni che con noi, ci dà sempre la carica giusta, a quell'ignoranza diciamo calcistica che ci permette di affrontare le partite col piglio giusto, come dice lui. Allora adesso ti faccio respirare un attimo, perché cosa andiamo a vedere Veronica? Ebbene sì, andiamo a vedere quello che è successo proprio fra Stella e San Pietro in Vincolo. Continua a stentare la compagine ravennate. Dopo la prova opaca con il Torconca arriva l'amaro pareggio con un'altra squadra del Riminese, quella stella che da neopromossa sta ben figurando in questo torneo. E pensare che già all'inizio ripresa avevano cullato di portare a casa l'intera posta in paio. Poi nel mezzo a spezzare i sogni di gloria ci ha pensato Montanaro, che da vera montagna ha messo quella sbarra necessaria tra sogno e realtà. La stella si accende subito con il fuoco di Vukai, tiro di quest'ultimo ma palla fuori. Migliaccio, sempre tra i migliori per il San Pietro in Vincoli questa stagione, cerca come collega la via del gol, ma senza fortuna. Uguale esito qualche minuto dopo quando Migliaccio, questa volta in versione assistman, serve a Collini il pallone che di testa si alza sopra la traversa. Oltre alla precisione lo stesso Collini non trova la forza necessaria quando dopo uno scambio con Valgiusti mette poca forza alla sua conclusione. La non riesce a pungere neppure quando un diagonale di Barzan che attraversa tutta l'area di rigore viene raccolto da Migliaccio. Temeroli blocca senza problemi. La stella si rende nuovamente viva in chiusura di tempo quando Tachuk mette alto sopra la porta difesa da Sassi. Più insidiosa la conclusione arrivata da Mariani, deviata questa volta in corner dallo stesso portiere. Prima del duplice fischio, Barzan pennella per Migliaccio che di testa spreca l'occasione del possibile vantaggio verde. A questo punto, gol sbagliato, gol subito, ripresa, quarto minuto, Vukai scarica il pallone in fondo a sacco dopo che Sassi, forse ingannato da Martin, vede partire in ritardo la sfera. Vukai ci prende gusto e troverebbe anche il raddoppio se non fosse per la posizione di offside, da rivedere. In San Pietro, da un'azione manovrata, arriva il traversone in favore di Guerra che da posizione defilata spara sull'esterno della rete. L'attaccante della stella è nuovamente protagonista quando duella con Guerra prima di sbagliare il tiro da posizione favorevole. Gli unici brividi della stella se li reca da sola quando Temeroli mette nelle condizioni Collini di colpire, ma la deviazione in corner risulta provvidenziale. 10 minuti più tardi, a meno 2 dall'ostilità, il San Pietro pareggia. Barzan serve Montanaro che a sua volta beffa Temeroli con un diagonale vincente.
che si svegliano in maniera tardiva quando nel recupero prima Carrozzo di testa ed infine Ghetti rovesciata non riescono ad infliggere all'avversario il colpo del KO per una clamorosa rimonta. Un pareggio che non accontenta nessuna delle due formazioni in campo, Stella Sprecona, San Pietro, risveglio tardivo. L'analisi finale ti spiego, Stella Sprecona, perché secondo me questa partita la potevate portare a casa. Sì, abbiamo avuto un paio di occasioni con Vukai, che è il nostro giocatore di spicco, che mette sempre in difficoltà la difesa, perché è un passo che obiettivamente non lo tieni, e calcia bene, infatti è stato quella palla che ha calciato alto che alla fine era molto dispiaciuto nel spogliatoio, perché la bottina dentro verso il 2-0. I gol del fuorigioco c'era o non c'era? Secondo me è fuorigioco, sì. La squadra più forte che hai affrontato è il Russi fino a questo momento, la classifica rispecchia i valori in campo, sì o no? Più pericolosa no, più pericolosa probabilmente se Pietro in vincoli, perché hanno davanti si muovono molto bene, Migliaccio, Collini danno fastidio, il Russi è quadrata, è difficile entrare da qualsiasi parte, anche perché 4 gol presi. Non sai dove passare. Gabriele, da esperto di questo girone ci sono diverse squadre come il Giovane Cattolica, il Torconca e il Coriano. Chi ti sta piacendo di più e chi ti ha deluso? Ma secondo me il Torconca, a me piace, ripeto, piace molto il loro allenatore per il modo di fare che ha, e quindi per me non è una sorpresa, perché niente che ha una squadra la riesce a far giocare bene. E, mi dicevi? Per quanto riguarda Giovane Cattolica, cosa ne pensi del Giovane Cattolico? Il Giovane Cattolico secondo me fa il campionato, dai, che deve fare, un campionato di media classifica, forse può fare qualcosa in più, però penso che sia il loro campionato. Tropical Coriano? Per me il Tropical Coriano in questo momento è la delusione del campionato, perché hanno un allenatore forse dei migliori, insomma, della categoria, la squadra sulla carta è forte, quindi è una sorpresa secondo me. Io il Coriano lo vedevo nei primi 3-4 posti, insomma, come rosa, come squadra, come strutturata, insomma, c'è dei giocatori importanti. Quindi secondo me la vera delusione in questo momento, poi magari ovviamente le cose cambiano, è il Coriano. Sei d'accordo con la regola che chi ha la migliore difesa a fine campionato vince il campionato? Ah sì, però bisogna anche fare gol, eh. Cioè non è che basta non prenderci, ci vuole il giusto equilibrio secondo me. Cioè ci vuole il giusto equilibrio nel prendere pochi gol, ma bisogna anche farli, perché se no non vinci. Ti ha sorpreso uno sprint così forte da parte del Russi, uno sprint iniziale, davvero le prime 8 partite 24 punti, solo per dire questo? Ah, mi ha sorpreso sì, io non li conosco, quindi non so che tipo di squadra possono aver fatto, a detta di chi ci gioca, dicono che è una squadra solida, forte, però probabilmente neanche loro si aspettavano di fare un campionato di questo tipo. E tra poco leggeremo proprio la nostra Veronica, ma adesso cosa andiamo a vedere? Ebbene sì, allora parlavamo appunto di Russi e della sua cavalcata, ci andiamo a vedere proprio il servizio relativo a Torconca Russi. Quarto pareggio in campionato per i Russi, questa volta vedendo i Torconca in versione San Pietro in vincoli, va grassa la formazione capolista del torneo di promozione, in quanto sotto di un gol è riuscita a ristabilire la parità nel corso della ripresa, anche se il pareggio, va detto, è meritato vista la pressione avuta, soprattutto nella seconda fase di gara. I Torconca, messo in campo dal proprio tecnico Lilli, è formazione tosta e si vede anche se Nambio concede qualcosa di troppo agli ospiti, che con Babini va vicino alla marcatura, ma Melchiorri devia in corner. Lo stesso portiere si ripete qualche minuto dopo, alzando sopra la attraversa una pericolosa cannonata di Coralli. Dalla bandierina avviene un cross che porta la mischia in aria, il pallone viene allontanato nei piedi di Zoli, che non ci pensa su due volte, rischiando di trovare in questo caso l'Eurogol. Il Torconca si vede con una punizione di Fedeli terminata di poco a lato. Il Russi torna a rendersi pericoloso dall'altra parte, ma questa volta il tiro di Albieri non reca grattacapi alla porta di Melchiorri. Al 34esimo i padroni di casa passano, un'azione che merita di essere vista completamente. La velocità di Casoli è disarmante, difesa dei Russi presa in contotempo, assist a servire la corrente Gasperini, che scarica la sua rabbia in fondo alla rete. Per il Torconca un'azione da manuale, completata nel migliore dei modi, e applauso a scena aperta per la compagine cattolichina. I Russi accusa il colpo, va in bambola e quella volpe di Volponi per poco non scaturisce l'autogol della retroguardia ospite. Dalla bandierina nasce il tiro dalla distanza firmato da Vaccarini, con un nulla di fatto. Più insidioso il tiro da posizione defilata avvenuto qualche minuto dopo ad opera di Fedeli. Casadio risponde presente. Prima della chiusura di prima frazione di gioco, Casoli mette alla prova nuovamente i riflessi di Casadio, che appare incerto, creando disagio alla propria retroguardia, che con affanno sventa il pericolo. Nella ripresa il Russi questa volta parte forte, da una punizione di Babini arriva il colpo di testa di Benvenuti fuori misura.
La formazione ravennate preme sull'acceleratore, il tiro di Zoli termina questa volta sull'esterno della rete, mentre la punizione di Galanti viene deviata nuovamente in corner dal numero 1 di casa, ma è un preludio al gol che arriva sul conseguente corner dove Leoni salta in cielo trovando l'angolino basso alla destra di Melchione, questa volta nulla da fare per l'estremo biancazzurro, e il Torcon, che nel primo tempo aveva comunque fatto partire la capolista, alza bandiera bianca nonostante il colpo di testa arrivato al fotofinish ad opera di Casoli. No, Bambini gioca titolare ieri, ecco, infatti allora stavamo parlando. Siamo tornati in diretta, infatti stavamo commentando con i nostri ospiti il servizio dei vari giocatori. Volevo chiedere a Giacomo, siccome c'è stato il cambio di panchina nel corso della settimana nella Giovane Cattolica, è arrivato Guerra ed è arrivato anche lì il DS Benvenuti, ci chiedono anche da casa, ci potrebbero essere degli arrivi in casa della Giovane Cattolica, a tuo avviso? Ma sicuramente sì, perché tanto fra un paio di settimane si scatena il mercato invernale e qualche movimento ci sarà sicuramente, però vedo che già solo il cambio del mister ha già portato dei risultati soddisfacenti. Bene, sì. Vogliamo leggere qualche altro messaggio oppure andiamo in... Sì, intanto arrivano i messaggi relativamente ai nostri tifosi sempre del Pietracuta, che ci scrivono sempre ogni lunedì, forza Pietracuta, quindi sono davvero... E stasera sempre... saranno accontentati che c'è qui mister Gabriele Vani, fra poco andremo a vedere appunto il servizio relativo a Egea Pietracuta, ma anche l'altra sfida di giornata, Nuova Feltre Verucchio, Alto Derby. Andiamo a vedere il prossimo turno con il nostro Stefano Popini, così ci portiamo un po' avanti. Ebbene sì, allora Giacomo, coinvolgo anche te, abbiamo un interessante Bacchia Cesenatico Giovane Cattolica, Gatteo Dieghero, Real Dovado La Gambettola, Reda Torconca, questo Ronco del Vice che affronterà il Calcio del Duca, mentre il Russi se la dovrà vedere contro il Calcio Cotignola, San Pietro in Vicoli Savarna, Valle Savio Fosso Ghiaia e la Stella, qui davvero interessante, si scontrerà contro il Tropical Coriano. Occhi puntati Giacomo su... Io direi Ronco del Vais, Calcio del Duca, anche perché Ronco del Vais era partito molto bene, adesso è un po' in calo e credo che sia una delle ultime occasioni per cercare di risalire la china e di portarsi ancora tra le prime posizioni. Invece per Nicola c'è il derby con il Tropical Coriano, quella è una partita molto sentita. Sì, dai, diciamo derby, noi è la prima volta che ci siamo, diciamo derby. Dai, ci sta. Domenica veniamo a riprendervi, perché volentieri. Sono proprio curioso di vedere appunto la partita. È la prima volta che si affrontano in promozione, quindi certo, è bello, è una bella cosa. Però facciamo adesso? Ebbene sì, allora direi che prendiamo un minutino di pausa, ci rivediamo tra pochissimo. Sì, sto entrando da Oliviero, la città dell'abbigliamento. Qui c'è tutto! Sì, sono settore abiti eleganti. Diglielo a tua moglie, c'è anche settore abbigliamento femminile, elegante, sportivo, bellissimo. Mi chiedi se ci sono gli abiti da sposa. Ma qui è una città degli abiti da sposa! Una città degli abiti da sposa! Tu pensa, che ce ne sono più di 1000! Non solo, ci sono anche le bomboniere! Una volta Oliviero era is beautiful. Oggi Oliviero è in champion. Oliviero.it, la città dello shopping. Montefeltro, vedute rinascimentali. Venite a scoprire la bellezza che ha incantato e rapito i grandi maestri del Rinascimento. Oleificio Pasquinoni, all'avanguardia nell'impiego delle più moderne tecnologie che, unite alla passione, l'esperienza e l'amore, danno vita ad un prodotto straordinario. Extra Eco, l'olio buono, è di casa Pasquinoni. Una goccia d'olio buono è una goccia di vita che nutre e previene. Oleificio Pasquinoni, nuova sede, ma vecchie tradizioni. Mosciorbole, mosocme, mosciò! Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna e nel modo più genuino. Provi i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Ti embotta è il nostro motto e da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Sono Fabio Giancarlo, titolare della DGF Fuori Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda, costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stendipizza o stendipiada secondo il vostro uso, griglia petrolamica,
e anche cuoci piade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. RomagnaSport.com, il portale dello sportivo romagnolo dove trovare tutto, ma proprio tutto, sul calcio dilettantistico, anche femminile. L'unico sito con tutti i risultati in tempo reale fino alle categorie minori. Le classifiche live, i commenti delle gare, le foto e le sintesi video degli incontri. E se vuoi, puoi interagire anche tu. Registrati e verrai abilitato ad inserire il risultato in tempo reale della tua squadra. RomagnaSport.com, il calcio dilettantistico come non l'hai mai visto. E dunque stiamo per ripartire, ma adesso lo voglio toccare proprio, ma vai. Sei più contento per il pareggio del Bellara di ieri o per il gol preso al 92esimo di Vissina nel derby? Altre domande no, eh? Cioè, eri già pronto a festeggiare ieri sera al 92esimo, ti ha fatto lo scherzo il nostro amico nell'azzurro. Non ci volevo credere, veramente, è una cosa... Guarda, per chi non lo sapesse, Giacomo è interista. No. Sei milanista come me, è bello che io, un milanista che prende in giro un altro milanista. E tu sei milanista anche tu, tre milanisti. No, ma infatti. Cioè, va bene. Allora, cosa andiamo a vedere adesso? Vediamo se si pronta. Ci spostiamo al di là del tavolo, dove vediamo quello che è successo invece nel campionato di promozione Girone A Marche, dove continuano a muoversi le acque ogni sabato e ogni domenica. Decima giornata, Atletico Alma FC Senigallia 2-1, 1-1 tra Audax Piobico e Gabice Gradara. Andremo a breve a vedere le immagini. Belvedere Villa Musone 0-2, Nuova Real Metauro Osimana 3-2. Olimpia Marzocca, Laurentina 3-1, Olimpia Marzocca che proprio nel corso della scorsa settimana ha effettuato il cambio in panchina al posto di Massimiliano Guiducci, è arrivato Marco Mengucci, un ex. Passatempese Moio Vallesina 0-0, Valfoglie, Lario Lorenzini 1-1 e Vigor Senigallia, Vigor Castelfidardo 1-2. Ricordando che il capocannoniere del girone è Pesaresi dell'Olimpia Marzocca con 9 reti e sono bene 21 le reti segnate in questa giornata. Diamo uno sguardo anche alla classifica ufficiale che, come dicevo prima, ogni settimana continua in continua evoluzione, con l'Olimpia Marzocca che riprende la vetta, Olimpia Marzocca che ha il miglior attacco con 20 reti effettuate, il maggior numero di vittorie ben 6 e la migliore differenza reti ben 9. In zona playoff troviamo l'Ilario Lorenzini con il minor numero di sconfitte, solamente una, Atletico Alma 18 punti, Moie Vallesina 18 e Vigor Senigallia 18. Gabice Gradara 15 in coabitazione con l'FC Senigallia, poi troviamo il Vigor Senigallia e la Vigor Castelfidardo con la migliore difesa a quota 13, chiudono in zona playout il Valfoglia con 10 punti insieme all'Osimana, Nuova Real Metauro 9, l'Audax Piobico 7 che diventa invece il fanalino di coda il Belvedere. Cosa c'è da segnalare? Che in questa classifica troviamo a 7 punti, pensate, racchiuse praticamente in un fazzoletto di 7 punti, qualcosa come 10 squadre, quindi è davvero, davvero tantissime. Per quanto riguarda invece il Gabice Gradara abbiamo 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Un Gabice Gradara da esportazione, perché troviamo 2 vittorie fuori casa, 2 pareggi fuori casa e una sconfitta fuori casa, sono invece 2 le vittorie in casa, 1 pareggio in casa e 2 sono le sconfitte in casa. E allora andiamo proprio a vedere quello che è successo in quella di Piobico tra Audax Piobico e Gabice Gradara. Un solo punto raccolto nelle ultime 3 gare per un Gabice Gradara che deve ritrovare fluidità fra i reparti e la giusta alchimia che lo aveva contraddistinto ad inizio campionato. Gli adriatici non vanno oltre l'1-1 sull'ostico campo del fanalino di coda Audax Piobico. Nebulosi gli ospiti nei primi 45 minuti che non riescono poi a sfruttare la superiorità numerica negli ultimi 20 della ripresa. Mister Cangini ritrova il difensore Matteo Ciavaglia dopo lo stop forzato per infortunio e un monumentale Palazzi fra i pali. Grimaldello della manovra in mano ai locali che vanno al tiro prima con Capi, Pistola poi ed infine Valenti. Mentre dall'altra parte Rossi deve combattere con le segnalazioni di fuorigioco inesistenti. Al 12esimo c'è la bordata fuori misura di Lavanna, mentre al 15esimo Valenti prova ad incrociare, brivido per gli ospiti con la sfera che lentamente scorre oltre la linea di fondo. Ancora Valenti al 17esimo centrale, al 21esimo ottima chance per il Piobico, serie di finte di Capi, tocco per la corrente Valenti che viene però disilluso da Palazzi. Alla mezz'ora il Piobico trova la via del gol, traversone di Rebicini, Ottaviani di petto, Sabatini va vuoto nel tentativo di retropassaggio di testa e lo stesso numero 9 locale non si lascia scappare questa ghiotta occasione.
Il Gabice Gradara prova a bilanciare al 36esimo su schema da calcio piazzato, Muratori va giù in aria ma non è calcio di rigore. Al 34esimo è Ferrani a spedire alle stelle, mentre al 36esimo Tebaldi chiama in causa Rossi che si rifugia in angolo. Sul tramonto del primo tempo ancora Piobbico, lungo lancio di Rebicini, stop e assist di Capi per Ottaviani che perde però l'attimo. Si riparte dal secondo tempo, al nono Muratori mette in mezzo Rossi in rovesciata, non inquadra il 7. Contropiede del Piobbico al decimo, accelerazione di Capi, Palazzi ci mette il corpo. Al 13esimo angolo di Valenti, inzuccata di Ingegni, facile per l'uno ospite. Occasionissima al 19esimo sui piedi di Rossi che trova il varco ma il suo tiro si infrange sul palo. Al 26esimo il Gabice Gradara pareggia i conti, pregevole punizione disegnata da Muratori, tra i migliori in campo, secondo centro stagionale per il bomber rosso-blu. Al 27esimo brutto fallo di Micheli su Cesaroni, rosso diretto per il giocatore dell'Audax Piobbico. Il Gabice Gradara prova a farsi più pragmatico, al 30esimo Sabatini di testa spedisce però a lato. Al 38esimo viene annullata la rete di Ruggeri per fuorigioco. Al 39esimo l'Audax Piobbico non c'entra l'obiettivo. Al 45esimo Simonetti chiude così la contesa. Il comunale di Piobbico, Audax Calcio 1, Gabice Gradara 1. Il saluto di uno dei piccoli tifosi rosso-blu. Forza Gabice Gradara! Beh, lo salutiamo. Come si chiama? Si chiama Gian Maria. Ciao Gian Maria, ciao. E allora Giacomo, ti volevo chiedere intanto se per te era rigore quello su William Muratori. Prima ti devo fare un'osservazione. Hai, cioè, il commento era un po' fazioso, perché hai esordito subito che doveva lottare contro queste segnalazioni di fuorigioco. Esatto. Però effettivamente dopo guardando la partita, il rigore ho un dubbio perché conoscendo Muratori e vedendolo davanti sembra molto strano che sia caduto, quindi quello mi sarebbe piaciuto vedere un'azione, cioè rivedere bene quell'azione. Sì. E poi anche il gol annullato, te hai fatto un commento fazioso su Rossi, però forse lì era da mettere più in risalto. Ti volevo chiedere invece se il gol di Muratori assomiglia un po' a quelli che fai tu il venerdì sera quando vai a giocare a calciotto. Io lo metto sull'altro angolo, perché è molto più difficile. Sul primo lo tirano tutti, lo metto sul secondo. Bello, bello. Gabriele, ti volevo chiedere invece se conosci invece tra direttore sportivo Giuseppe Buclo qualche giocatore del Gabice Gradara. Sì, conosco Sabatini, che l'ho avuto da ragazzino a Misano. Con Buclo, con Beppe ci ho giocato, dopo conosco alcuni giocatori perché magari li ho incrociati così, come Ferrani. E come era Buclo in campo, diciamocelo, era chi ci ascolta. Era un mancino incredibile, era un bel giocatore. Nicola, ti volevo chiedere invece il tuo futuro, così, prevedi una parentesi marchigiana, stai bene alla Stella? No, io sono nato alla Stella dai Pulcini. Direi fedelissimo, che rassicuriamo i tifosi della Stella, sì, che sì. Rimani lì. Non vi preoccupate. Come Zanetti. Vediamo allora invece il prossimo turno, ricordando che il Gabice Gradara mercoledì giocherà in Coppa fuori casa contro l'Atletico Alma e troviamo lo scontro di bassa classifica tra Belvedere e Nuova Real Metauro. Lo scontro invece è il big match di giornata tra Ilario Lorenzini e Vigor Senigallia, poi abbiamo Laurentina Audax Piobbico, Moie Vallesina Gabice Gradara che per il momento si giocherà domenica prossima, Osimana Passatempese, FC Senigallia Valfoglia, Vigor Castelfidardo Atletico Alma e Villa Musone Olimpia Marzocca. Sì, un'altra trasferta ancora per il Gabice, davvero. Sì, due fuori casa, esatto. Allora, adesso ci spostiamo in prima categoria, prepara un grosso respiro perché leggiamo subito i risultati classifica e poi lanciare i due servizi tanto attesi, prego. 12esima giornata in questo girone H dove troviamo Colonnello Romagna 1-2, Granata Real Miramare 4-2, 1-1 fra Egea Marina e Pietracuta, Junior San Clemente Morciano Calcio 1-3, Spontricciolo Sant'Ermete 2-1, Poggio Berni Miramare 3-2, Vismisano Villalta 4-3, davvero qui i gol non sono mancati, Visnova Feltria Verucchio 1-1, sono qualcosa come 32 le reti segnate in questa giornata, veramente tantissime, con il capocannoniere che è docente del Real Miramare con 9 centri. Vediamo anche la classifica di questo girone dove troviamo
in vetta assieme al Pietracuta, anche l'Igea Marina, Pietracuta che ha il miglior attacco con ben 24 centri e l'Igea Marina che ha la migliore difesa con solo 7 gol incassati. A 19 punti il Verucchio, 17 Real Miramare, Spontricciolo, Bismisano e Granata, chiudono Miramare 12, Poggio Berni 12, Junior San Clemente 11, Romagna 11 e il Villalta con soli 3 punti. Gabriele, che tipo di campionato è questo? Io molti servizi che ho fatto, conoscendo quest'anno l'eccellenza ancora più da vicino, seguendo il Rimini in prima persona, ma vedendo anche il campionato di promozione, questo campionato di prima categoria davvero per alcune squadre è uno spreco, perché comunque anche la tua meriterebbe una categoria superiore. Stessa cosa il Pietracuta visto all'Opera ieri, ma lo stesso Verrucchio mi ha impressionato. Queste sono grandi piazze come lo stesso Bismisano. Sono d'accordo, sono d'accordo. Quest'anno è bello perché secondo me è molto equilibrato. Le partite sono tutte da giocare fino in fondo, sono difficili, poi perdere in questi... Noi abbiamo perso una partita, l'abbiamo persa Granata. A Granata, perché ogni campo nasconde veramente delle insidie. Quindi per adesso ce lo godiamo, un bel campionato. Ormai abbiamo cominciato a vedere, capire un po' le squadre che sono, magari possono lottare per i primi posti e andiamo avanti. Cerchiamo di estrapolarti qualcosa in più rispetto a Righini, che era stato qui ospite qualche settimana fa. Allora, non siete più la sorpresa del torneo perché giocate un gran calcio, l'avete dimostrato ieri che avete tenuto testa a Pietracuta con un uomo in meno, ma ci pensi davvero a vincere questo campionato, sì o no? No, io ero convinto che noi avessimo una squadra per poterci giocare i playoff, non lo nascondo, voglio dire. Quindi il nostro obiettivo primario, principale è quello, riuscire ad entrare nei playoff. Poi dopo, da lì a dire, iniziamo il campionato per vincerlo, mi sembra un po' azzardato, un po' per tutti, voglio dire. Adesso siamo lì, finché siamo lì ce lo giochiamo. Cioè, non è che... E ti godi il primato, perché vedi dall'alto verso il basso. Però non siamo secondi qui. Cosa andiamo a vedere adesso, Veronica? E allora andiamo a vedere quello che è successo fra Vis, Nova Feltria e Verucchio. Nova Feltria e Verucchio tornano a sfidarsi a distanza di 3 mesi. Ad agosto in Coppa Emilia furono i rossanero ad imporsi con il risultato all'inglese. Dopo aver perso il primo derby della Valmarecchia tra le mura amiche con i Sant'Ermete, Nova Feltria cerca il più successo nei derby contro una formazione, tra l'altro, lanciata in classifica, anche se giallo-blu, arrivano a 2 successi consecutivi e in effetti Vis Nova Feltria e Verucchio danno vita a un derby avvincente. Gli ospiti, ben messi in campo dal proprio tecnico, fanno la voce grossa alzando il tiro già al quarto quando in acrobazia Michili centra il palo. La vivacità del rossanero crea scompiglio alla guardia locale, che tuttavia appare ordinata con fattori in particolar modo che giganteggia al centro della difesa. I tentativi di Genghini e Tamburini dalla distanza non recano problemi alla porta difesa da Spadazzi. Il gol ospite arriva però al minuto 23. Una palla persa malamente ai gialloblu favorisce l'affondo di Michilli, che nonostante si voglia al momento della battuta riesce a mettere al centro un assist invitante per la corrente Carlà, bravo nell'anticipo su Seccaroni e l'attaccante vero in spaccata non perdona. Per l'attaccante De Verrucchio si tratta del secondo gol inflitto a Nova Feltria dopo quello riservato ad agosto in Coppa Emilia. Qualche minuto dopo i rossanero sfiorano il raddoppio con Ortibaldi, che sale in cielo ma di testa centra la traversa. Il Nova Feltria si rende pericoloso per la prima volta al minuto 35 quando Stefanelli di forza ruba palla allo stesso Ortibaldi volandosi verso la porta avversaria, calciando però a lato. Nella ripresa l'atteggiamento del Nova Feltria è più propositivo, ad incutere timore a Maggioli ci pensa Stefanelli, che fin da subito dal corner di testa mette alto. Dall'altra parte Genghini è desideroso di mettere il proprio sigillo a match, ma la sua conclusione non crea scompiglio alla retroguardia di casa. Stessa cosa per l'alto Genghini con la maglia numero 4. Tuttavia la retroguardia di casa rischia di essere trafitta in contropiede quando un'uscita di Spadazzi su Michilli risulta essere provvidenziale. Poi, infine, occorre il tempestivo intervento di Fattoni in spaccata ad anticipare Calà, evitando il possibile colpo del KO. L'inserimento di Baldinini fa bene a Nova Feltria e la medicina giusta, proprio neoentrato, sfrutta nel migliore dei modi l'assist di Cupi, trasformando in oro quel pallone, compiendo uno straordinario gesto tecnico di tacco che non lascia scampo a Maggioli. Da Manquin Challenge l'esultanza, ma Baldinini, come hai fatto, verrebbe da chiedersi. Sentiamo. Ma c'è stato un cross di Cupi e io sul primo palo l'ho presa di tacco, ci vuole anche fortuna. C'entra molto la fortuna, credo. Uno ci prova, poi dopo magari influisce molto la fortuna. I tifosi apprezzano il tacco del loro idolo cantando a squarciagola, mentre Costa è quasi incredulo. Abbiamo giocato un'ottima partita, eravamo messi molto bene in campo, sapevamo che loro avevano difficoltà da lateralmente, li abbiamo aggrediti sempre, non li abbiamo fatti giocare, abbiamo cercato di verticalizzare il più possibile, solo che il calcio è questo, è spietato.
le partite. Oggi avevamo un'opportunità, ho saputo che gli altri Ligea ha pareggiato. Mi dispiace, ho il rammarico, perché le partite quando vanno chiuse vanno chiuse. Alla fine il Nova Feltre si è messo il cuore e il pari penso che sia giusto, però non ho niente da imputare ai ragazzi, perché hanno giocato una partita veramente sopra le righe per 90 e passa minuti. Il Verrucchio accusa il colpo, la stanchezza tra le file dei ragazzi di Costa si avverte dopo aver gestito per lungo tempo la partita. Gli ospiti lasciano le redini del gioco ai padroni di casa, che sfiorano il colpaccio con una gran conclusione di Sebastiani, sul quale Maggioli si supera togliendo il pallone da set alla propria destra. A foto finish arriva il contropiede del Verrucchio, smorzato da un intervento da munizione di Raffaelli. Dalla punizione nasce l'ultima occasione del match, con Genghini che non inquadra il bersaglio. Un punto prezioso per ambedue le formazioni, ma soprattutto i complimenti vanno ad entrambe le squadre, che hanno reso avvincente e divertente un match che, per le qualità tecniche viste all'opera e per l'intensità, è stato da categoria superiore. Ieri non l'ho mandato in onda, Gabriele. Quando ho fatto la domanda al mister Verrucchio Costa, vedendoli giocare, e sicuramente una squadra che insieme al Pietracuta e alla tua mi ha molto impressionato, gli ho chiesto: ma tu ci pensi davvero a vincere il campionato? Lui mi ha detto: io non mi nascondo, lo voglio vincere. La tua impressione su questa squadra? Per me Pietracuta è forte, molto forte. E noi li abbiamo incontrati la prima di campionato, ma la prima di campionato è una partita un po' strana. Ma conoscendo i giocatori che compongono la rosa, secondo me sono una delle migliori squadre. L'allenatore esperto, bravo, sa far gruppo, sa stimolare la squadra al punto giusto. Secondo me, appunto, a loro sono una di quelle squadre che arriverà in fondo. Anche secondo me. Prego, però, andiamo a vedere adesso. Troviamo adesso Igea Marina contro Pietracuta. A Nuovo Igea Stadium si affrontano le prime due della classe. Da una parte Pietracuta, allestito dal DS Sandro Conti, soprannominato da noi in tono affettuoso i Joker del DS di prima categoria. Conti punta infatti al ritorno in promozione a distanza di 2 anni. Dall'altra parte l'Igea, che oltre ad essere la piacevole sorpresa di questo torneo, gioca un calcio divertente e propositivo all'insegna del vannismo, che la fa da padrona. Proprio questo test ci aiuta ad entrare nel pensiero di Gabriele Vanni. Secondo me si sono affrontate due squadre che lotteranno fino alla fine. Adesso in ogni caso arriveranno nei primi posti. Per noi è stato un bel test, perché avevamo bisogno di una partita di questo tipo per capire realmente la nostra forza. E oggi ho avuto la dimostrazione che, oltre, secondo me, a fare anche del buon calcio quando ci sono le condizioni, abbiamo dimostrato anche carattere, determinazione e compattezza, che poi sono gli ingredienti che servono poi alla fine anche per fare dei risultati importanti. Che sia una partita molto sentita tra le prime due della classe si capisce fin dalle prime battute iniziali, quando Pirini colpisce Fabbri, che recita perfettamente un atto di dolore che porta all'espulsione del centrale ex Bellaria. Siamo solo al 24esimo e la partita per l'Igea cambia decisamente. Dalla punizione nasce più un tentativo rossoblu verso la porta avversaria, senza però trovar fortuna. L'Igea, ordinata e attendista, si mostra per la prima volta dalle parti di Lasagni, con un'azione che ha come terminale l'offensivo Bellavista. Mira per lui, in questo caso, da dimenticare. Il Pietracuta invece ha quella foga che spesso la rende precipitosa nelle conclusioni. Del resto Balducci innesca uno scatenato a Lilai, il quale spara addosso a Rossi, bravo a respingere la sua conclusione, aiutato infine nel disimpegno da Abbondanza. Ligia, che sa aspettare, si prende la scena quando fa urlare a gol il pubblico amico, azione che nasce dalla destra, Carestia prolunga di testa per la corrente di Diop, che sempre di testa spedisce al lato. Fratti, dall'altra parte, a prendere la lezione, anziché concludere di prima intenzione, aspetta la discesa di Bonini. Servito, si aggiusta il pallone, si accentra e lascia partire un destro indirizzato all'incrocio dei pali, sul quale Rossi risponde presente. Pietracuta ancora vicino al gol. Luca Grossi pennella per Fratti, che da buona posizione non inquadra il bersaglio. Ancora una volta punizione per il Pietracuta, battuto questa volta da Fabbri, con Rossi che appare incerto e Alilai, da distanza ravvicinata, mette incredibilmente al lato. Termina qui il primo tempo. Ripresa, si riparte con il protagonista di chiusura di prima frazione di gioco, Alilai, direttamente dal calcio piazzato, trova l'angolino vincente alla destra di Rossi. Questa volta il portiere nulla può sul bolide del numero 7 rosso-blu. La risposta dell'Igea arriva da calcio d'angolo, dove Zanotti risponde presente, saccando di testa l'assist del compagno. Questa volta a festeggiare sono i ragazzi di casa, per buona pace del tecnico Fregnano. Diciamo che il risultato ci può stare, rimane un grosso amaro in bocca, perché essere passati in vantaggio su questo campo molto difficile, anche molto difficile anche proprio come terreno di gioco, era tanta cosa, soprattutto per noi. Però un merito all'avversario, anche noi, vuol dire che
andremo a braccetto anche per le prossime domeniche, dobbiamo avere più forza di loro e di altri, perché anche sotto abbiamo visto che ci sono squadre che stanno venendo su, che stanno ritrovando. Sulla punizione della Motta, che è un comodo pallone per la Sanni, termina una gara piacevole con il Pietracuta che ha dimostrato maggior potenziale offensivo e qualità, mentre l'Igea risulta essere più squadra per la propria compattezza, che ne fanno non a caso la principale forza di questo torneo assieme proprio ai rossoblù. Già anche qualche messaggio, Veronica? Eh sì, saluto i due conduttori, Veronica e Daniele, e tutti gli ospiti in studio. Ieri sera una bella partita, siamo andati vicino alla vittoria. Bravi i ragazzi, sono stati determinanti. Ringrazio il pubblico, sempre numeroso. Ciao, ci vedremo a sabato. Cino, Peppo. E salutiamo anche noi Peppo, andiamo a vedere il prossimo turno. E mentre la regia ci supporta e ci aiuta, Gabriele, non ti nascondere, siamo addirittura d'arrivo. Ho provocato l'altra volta Righini, ho provocato anche l'amico Giacomo, che questa sera adesso per un attimo si metterà i tappi alle orecchie. Ci pensi che se davvero dovessi vincere il campionato diverreste la vera realtà di Bellaria? No, non ci penso. Però ci pensi a vincere. Ci ho altri pensieri. No, ci penso a fare bene e a lottare fino in fondo, fino alla fine, dai. Poi vediamo, dai. È un campionato spettacolare da godere fino all'ultimo momento. Noi ti facciamo l'in bocca al lupo, perché veramente la tua squadra gioca un ottimo calcio, come lo facciamo anche all'amico Nicola. Complimenti per la Polisportiva Stella, ovviamente riporta anche i complimenti ai vari dirigenti. Veronica, allora cosa vogliamo ricordare? Tra poco Sport Up? Ebbene sì, poi appuntamento come sempre lunedì 19.55 con calcio di rigore. Salutiamo i nostri ospiti, partiamo da Giacomo Alpini, grazie Giacomo. Grazie a voi, ciao, buonanotte a tutti. Grazie all'allenatore di Reggia Marina Gabriele Vanni. Grazie a voi. E salutiamo il difensore, un ringraziamento anche a Nicola Mussoli, difensore della Polisportiva. Ciao, grazie. Noi ci vediamo tra poco, tutto su Rimini Calcio con Sport Up.